Amici del tuo, ben ritrovati qui su Canale Switch Music, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Switch Reacts dopo quello di Michael Porter Jr. che ha ci è piaciuto molto, ci è piaciuto e ha riscosso parecchio interesse da parte vostra, sperando che questa frase sia in italiano. È in italiano? No. No, vabbè, perfetto. Oggi andremo a parlare di Triangle, ovviamente in tutti Triangle, tutti ce l'avete chiesto e era ovvio che prima o poi l'avremmo portato, anche perché sto ragazzo sta facendo delle cifre sì, fuori da ogni legge umana. Primo video sempre sponsorizzato da Frankie Vision, uno dei nostri... Senti l'audio, mi fa piacere. Allora mi dirai cosa succede. Allora, questo point guard, shooting guard, insomma direi quelle combo guard che vanno di moda adesso, mese di dicembre avrebbe fatto 30 punti di media e praticamente 15 assist di media al college. Sì, esatto, non roba da poco. Vediamo un po' cosa ci propone. Dovrebbe essere molto divertente come quello di Michael Porter questo video. Intanto penetrazioni a sbrega, vedo. Un po' piccolino però, non so quanto sia alto, però non lo so, sì. Un po' leggeretto mi sembra. Però mi pare, come si dice, self confidence questo qua. Esce dai blocchi e spara. Che ignoranza sto uomo, ho già capito. Però un po' troppo leggero. Bella questa, in mezzo a quattro persone però, Un po' piccolino effettivamente, sì, però, cioè... Sa che mi ricorda così leggerino e... Oh, quel video di prima era in 30p. No, che tiri a vanvera. Sì, ma è un giocatore completamente diverso. Sì, sì, no, però fisicamente. Sì, è vero. Fisicamente. Ecco, un paragone fisico è di Aaron Fox, che effettivamente in NBA sta facendo difficoltà per le sue mancanze fisiche, ma questo ti... No, di tabella. No, culo. Che bucio del culo, però. Adesso gli tira in faccia. No, invece penetrazione... Floater. Ale, and one. Azzardo un paragone bomba. Vai. Adesso, super critiche nei commenti. Però così molto 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 magro, no? Con le scarpe grandi, così che mi penetratore. Paleggio resto tiro. Sì. Così. Lì, ciao. Dove vai? Anche se il tiro non mi piace molto. Mister Allen Iverson. Sì, vabbè. Magari, ma speriamo per lui. Spezza ogni volta che la do. Oddio, pensavo schiacciasse. Sì, va. E si tira in faccia. Guarda, tiro veloce, però, perché per tirare in faccia uno del tenere così. Sicuro. Però non mi piace tanto come meccanica. Minchia, è compattissimo. Cioè, ma è non bellissimo, ma è super... cioè, perfetto, super compatto. Up and under. E non lo fermano, Cioè, è piccolo però proprio, cioè, è proprio veramente piccolo. Allen Iverson. È veramente piccolo, madonna. Temo che l'NBA farà tantissima difficoltà a questo, però talento a pacchi, mi pare di capire. Ne ha. Talento a carrettate. Io ero un po' deluso dopo i primi due che abbiamo visto e adesso con gli ultimi due invece che abbiamo visto mi è un po' risalito l'hype per il prossimo draft, perché questo, se di Aaron Fox mi gasava, questo mi gasa ancora di più, devo dire la verità. Shangos, c'è questa. Shangos si tira fuori. Bella tre, caro. Guarda, fammelo rivedere. Oppalai. Te lo fa mai in partita? No, il Fury è appassionato di questi movimenti, che oggi non ce lo salutiamo. E se ci sta guardando, sono sicuro che apprezzerà questa citazione da parte sua. Dove salti, amico? Non ha neanche fatto. Mi gasavo. Bello. Boh, questo era... Vabbè, se veniva quello prima era sicuramente più figo, ecco. Se sì, veniva sì, questo qua era tanta roba. Comunque prerogativa, adesso praticamente o sei lungo di quelli tipo appunto Michael Porter Jr. che sei con le braccia lungo, infinite, veloce, atletico, magro, così, sì. Oppure sei questi esterni così, non serviva buttarla sul tabellone, sei questi esterni che riescono, che velocissimi tirano, si fermano sulla cosiddetta monetina, come dicono in America, sì. No? Che anche questo mi pare di capire dai palleggi di tiri, che sta correndo, si ferma e gli altri sono che corrono un metro dopo. Boh, questa è una difesa un po' rivedibile e lui ha già tirato nel frattempo. È che è sempre sul filo del rasoio questi passaggi, un po'... Ma che ignoranza. Rischia però, va sempre... Chi non risica non rosica. Ma so che tu apprezzi questi giocatori che rischiano. Sì, sì, molto. A te annoiano quelli scolastici. Esatto. Esatto, quindi so che ti gasa. La era lì, sì, così, a lei, via. Però chissà, adesso noi vediamo sto video, chissà quante volte ha provato
E ha sbagliato come il passaggio di prima, quello dentro. Questi flow però sono bellissimi. Guarda la Melo Ball. Boom, via, non si accoppia nessuno, triste, via, questa è proprio la Steph Curry proprio, E via, ciao. E questo è forte, No! No! In faccia 2. Ah, però. E questa è consecutiva? Che fa? Ah no, pensavo che segnasse. Pensavo segnasse, infatti. Sono rimasto un attimo bloccato, ok. Boh, però grigi miei, no, io dico, grigi miei cari, cosa pensate che possa fare, secondo voi? Grigi miei cari, ripeto, cosa dovrebbe fare della rimessa, secondo voi? North and Western di qualcosa? Dai, oh, vabbè, questa non fa tema, però bisogna sempre segnarli quei tiri. Però... ha tirato la gamba per fare... per prendere il pallo. Beh, stesso. Che cazzo vuoi fregare? No, ma come Floder da lì al tiro libero? Ma cos'è? Bello. E via, ciao. Spavaldo. Bello. Bello. Questo mi gasa tanto, comunque questo non l'abbiamo detto all'inizio video, ma è potenziale sicuramente prime 5, potenziale prime 3 e potenziale anche prima. Dipenderà. 9 metri. Dipenderà. Questo è lontano anche per l'NBA, lì così dentro. Sì, un metro dietro la linea da tre punti NBA circa. Sì, un po' meno forse, ma più o meno sì. Comunque dipenderà probabilmente da che squadra arriverà prima nella lotteria. Le scelte alla fin fine. Che sono ruoli molto diversi. Mamma mia, però è sempre lì. Adesso ti rinfaccia. Arcigno, però Arcigno, apprezziamo il bianchetto lì che. Sì, apprezziamo, però l'ha messo un po' nel frullatore. Di nuovo, sempre lui. Stavolta non mi ha difeso. No. Sto qua ha fatto un po' tempo. Basta, stavolta basta. Vabbè, ok. Belli questi video, mi piacerebbe un sacco saper rifare questi video. Grande, mi gasa perché c'è un po' di trash talking. Sì, non so, di fisica, non so, boh, non so quanto posso, non capisco quanto è alto questo. Poco, penso. Poco. Beh, no, vederlo così non penso sia tanto. Non so se riuscirà a prendersi con tutta questa libertà, questi tiri, non l'ha più trovato. No, debole. Non so in NBA, appunto, dicevo, quanta libertà avrà di prendersi questi tiri, però sì, con un rilascio così veloce anche da dire che... come dice lui... Birilli verdi praticamente, birilli, va bene. Guarda che bell'afro che c'ha questo. Grande l'afro. Non una bella difesa però nel contempo. Ma che cavecchio che comincia qua. Ma che roba, gli ha dato 5 me. Questo non schiaccia comunque. Cioè non ho ancora visto neanche proprio provare a fare una schiacciata. No, quello no, era il passaggio probabilmente, sì. Era probabilmente... Ah, vedi che ci fanno vedere il paragone con il... Bello questo video. Con il con il mouthpiece, come dicono loro, pizzitis fuori. Mouthpiece. A quello di prima, però vale la pena rivederlo. Ah... che video che abbiamo trovato, hai capito? C'è anche scritto Next Step. No, vabbè, non pensavo ci fosse la comparazione proprio. Bello. Ma adesso come se solo Steph Curry sa fare una roba del genere? No, però è... No, ma fisicamente... la mezza virata è... No, è stupido anche fisicamente. No, capì, però... non è che Iverson non poteva una roba del genere? È uguale effettivamente l'azione, sì. Vabbè, insomma, solita roba. Grande Mozgov, guardalo là. Guarda questo. Contro Okla e Omar, dove era stato a casa. Grande Chris Mim lì sotto. Bello. Più che altro sì, l'ho visto fare solo tiri forzati. Che tiro è questo? Che tiro è questo? Ah, è fallo questo, sulla. Anche tra l'altro, sì, tra l'altro, è fallo, voglio dire. Ha tirato un signor arbitro. Una trambata. Ma da dove... ma... sì, tira un... sì, effettivamente non è perfetto come meccanica di tiro, però voglio dire, cioè, se fai tipo, efficace. Sempre canestro, che gli vuoi dire, no? Sai cosa? Mi piaceva più come tiro, come meccanica di tiro, anche se era molto molto più scomposto. Quell'altro lì. Sono d'accordo. Porter Junior. Sì, però questa è più veloce, più compatta. Che bella anche perché palla. Più che altro, quell'altro già era 2,10 metri. E in più saltava anche 1,5 metri, quindi sì, basta farlo. Questo qua magari. Infatti, quello è proprio. Può essere un po' più. Uno scherzo della natura. Prevedibile. Nel senso, quello è uno scherzo della natura come fisico. Questo è più.
normodotato, diciamo. Sì, sì. Non per questo quell'altro è avvantaggiato, ecco, voglio dire. Sempre Chris Mimley a schiacciare. Sempre lui. Il Dynamic Duo di Oklahoma. Questo è quello di prima, della gambetta. E lo guarda male. Floder, quello di prima. No, più o meno, mi pare di capire che sia sempre la stessa roba. Anche qua, Port e Land, la strada per strada. Vedi? Ocla. Finisca il tornato. Dall'altra parte, grafica. Dall'altra parte sta giocando Land contro Oma. E qua invece c'è Port contro... Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Dopo un piccolo problema tecnico siamo tornati. Yes. Ci ha impressionato molto. L'altro devo dire di più. Però sì, sono due giocatori molto diversi. Quell'altro molto più, che fa un po' tutto, anche dato dal fisico sovraumano. Questo non è solo dato di un gran fisico, però ha uno stile spettacolare. Quindi niente da dire. Come sempre vi dico di lasciare nei commenti i nomi di chi vorreste che andassimo a controllare, o io da solo, loro tre, vediamo insomma chi riesciamo a tirar su chi per strada per i prossimi episodi. Non rimangono tantissimi giocatori da vedere, ma vorrei, sì, ecco, il prossimo episodio potrebbe essere un refresh su Doncic, che ne ha fatte di cose dall'ultimo episodio che abbiamo visto assieme. Può essere. Spero vi sia piaciuto, tipo vincere un europeo per esempio, da protagonista. Speriamo vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!